Valentina Sanremo, allora che esperienza stai vivendo? Guarda, molto molto bella, la immaginavo bella e ancora più bella vissuta da qui. Che festival invece stai osservando? Guarda, avendolo sempre osservato dal di fuori, cioè un po' difficile per me dirlo, posso parlarti di questo festival ed è bello sia da un punto di vista delle canzoni, degli artisti, ma anche da un punto di vista sociale, credo, perché si stanno affrontando delle tematiche molto importanti e molto vicine alle donne, e questo è un tema a me molto caro. Tematiche, ecco, che sappiamo appunto ci tieni tantissimo. Sì, molto. Parliamo invece di te, sappiamo che sei sempre in movimento. Sì, sempre con la valigia pronta. Tra l'altro ti sei esibita anche davanti al Presidente della Repubblica, ecco, che emozione è stata per te? Guarda, fortissima, e lì devo dirti che c'è anche una sensazione dell'orgoglio di essere, no, italiana. Io ho avuto la possibilità di vivere parecchi anni all'estero e ho avuto spesso la mancanza di casa, quindi poter cantare l'inno d'Italia ripensato, con tutto il rispetto del mondo per la composizione originale, ripensato da me davanti al presidente, puoi immaginare. Ecco, non solo cantante, anche scrittrice nel tuo curriculum. Qual è stata, ecco, l'esperienza a cui sei maggiormente legata? Questa che sto vivendo adesso è un'esperienza che, ti dico senza filtri, senza esitazioni, credo mi resterà nel cuore per sempre, perché poter essere al servizio di un artista così importante e così grande come Michele per me è una grande opportunità, quindi questa. Abbiamo parlato del passato, presente, per il futuro invece cosa... Tipo gli astri. Cosa bolle in pentola? Guarda, bolle in pentola è una cosa della quale sono super 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 entusiasta. Il mio nuovo singolo sarà presto fuori, mancano poche settimane. Sarà un brano con delle collaborazioni molto importanti e non vedo l'ora di farvelo sentire.